nella pienezza dei tempi. In quella terra prescelta e baciata da Dio, si compiva il più grande di miracolo paese di Nazareth, grazie al sì di una vergine, il Messia atteso da Israele cominciò ad esistere come vero uomo nel tempo. Tutto sembrava tranquillo. La luna rischiarava e diradava le tenebre. Le stelle avevano trapuntato l'aere, quasi ad indicare che tutto l'universo stava volgendo lo sguardo su quell'angolo ignoto del mondo. Il fragoroso guizzo di una cascata rompeva l'irreale silenzio della natura. Intorno alla grande vallata si vedevano i fuochi dei pastori che vegliavano le greggi, mentre il palazzo di Erode, superbo, dominava sull'umile villaggio. In questo scenario, in una capanna, assistita dal premuroso Giuseppe, riscaldata dal fiato di un bue e di un asinello, tra il tripudio degli angeli, la dolcissima Maria diede alla luce il suo Gesù, il Salvatore del mondo. Sorgeva un'alba nuova e il mondo stringeva tra le braccia il suo Redentore. Solo Benino preferiva ancora dormire e non si rendeva conto che quel sogno è diventato realtà. Il lavoro cominciava a segnare il novello dì. Il fornaio infarinava e cuoceva un nuovo pane. Il pigiauva pigiava i grappoli per un nuovo mosto. Il falegname piallava e tagliava legno per nuove creazioni. La contadina cibava le sue galline e i suoi maiali. E con loro tutte le altre botteghe ripresero il lavoro quotidiano, tutto ravvivato da una nuova luce. Intanto, dall'estremo oriente giungevano tre re, i magi, guidati da una stella cometa. Come i magi, anche noi ci dirigiamo ai piedi della capanna per riconoscere nella sua vita la presenza e l'amore del Padre per ciascun essere umano. Da quella grotta si diffonde la pace, dono di Dio per tutti quelli che come te sono uomini di buona volontà.